grazie a tutti, appunto aspettavo le indicazioni del cerimoniale e intanto saluto tutti i presenti, scusate del ritardo ma venendo da Roma in treno c'è stato un incidente che ha bloccato la linea, quindi in ritardo. Saluto Jerry, che ho visto anche domenica in piazza, il nostro coordinatore, l'avvocato Sisen, è anche candidato, che ha introdotto questa serata, il mio amico e collega Marco Snato, che concluderà e con il quale ormai stiamo, diciamo, condividendo fianco a fianco, spalla a spalla questa esperienza che mi piace molto, e sono anche molto contenta di condividerla con lui. E saluto Ricci, che non vuole essere salutato, e ringrazio il commentatore che si è messo dietro, si è nascosto addirittura dietro la colonna. E allora, le cose da dire sarebbero... Questo non funziona più? Allora, le cose da dire sono naturalmente molte, perché è una campagna elettorale particolarmente importante, sicuramente non, come dire, in termini climatici non favorevole, ma noi sono praticamente all'inizio di questa legislatura nata male, perché nel 2018, come voi sapete, grazie ad una legge, un sistema elettorale sbagliato, con il quale peraltro ci accingiamo a votare anche questa volta, purtroppo non è stata cambiata la legge, noi abbiamo avuto una legislatura che sostanzialmente è nata male, che ha visto il cambio di 3 governi, tutti i governi frutto di alleanze innaturali, frutto di composizioni che non erano quelle con le quali ci siamo presentati agli elettori, poi una pandemia in mezzo, una guerra che ancora purtroppo non vede la sua fine, quindi una legislatura particolarmente complessa e dal punto di vista politico una legislatura sicuramente faticosa, una legislatura anche poco produttiva. E noi per questo abbiamo invocato in momenti cruciali di arrivare al voto, di andare al voto, di chiedere agli italiani da chi vogliono essere governati. Come sapete questo ci è stato impedito in più modi e nei momenti fondamentali, fino poi alla caduta di questo esecutivo, una caduta per certi aspetti quasi a sorpresa, un voto, quindi diciamo una campagna elettorale estiva, e ora ci siamo. Ci siamo perché la data del 25 di settembre si voterà un giorno solo, dalla mattina alle 7 alla sera alle 23, è un voto che ci pone in una condizione epocale, cioè noi abbiamo la possibilità finalmente di cambiare pagina e noi abbiamo la possibilità di far uscire dalle urne un forte mandato popolare. E dobbiamo puntare ad avere una percentuale di consensi come coalizione di centrodestra forte anche nei numeri. Perché solo se noi otteniamo questa percentuale, che si può ottenere, che non è la percentuale che rese tutto vulnerabile nel 2018, cioè quel 37%, che non era poco, ma non fu abbastanza, ve lo ricordate bene. Ecco, noi dobbiamo prendere molto, ma molto, ma molto di più, e credetemi, lo possiamo fare, questo obiettivo lo possiamo raggiungere. Con quei numeri noi siamo in grado di portare la destra italiana al governo in modo anche stabile, solido, e a differenza di tutti gli altri, la nostra non è un'alleanza elettorale. La nostra è una coalizione di programma ed è un'alleanza di governo, e questo manca a tutti gli altri. E quando vi trovate a parlare con amici, conoscenti, parenti o colleghi di lavoro, dovete spiegare la differenza fondamentale in questo sistema tra chi arriva in coalizione, sia pure evidentemente all'interno delle nostre forze con delle differenze, è normale, altrimenti saremmo un partito unico, non siamo un partito unico, siamo una coalizione che però è capace di fare alleanza sul programma e alleanza di governo. Perché mentre altre forze
stavano giocando sul stiamo insieme o non stiamo insieme, c'è il terzo polo, non c'è il terzo polo, ve lo ricordate bene il teatrino, no? Lo psicodramma di Calenda che a un certo punto ci ripensa. Ecco, mentre accadeva a sinistra tutto questo, dall'altra parte, cioè dalla nostra metà campo, c'erano persone sedute a un tavolo per fare un programma di coalizione di 15 punti. Cioè, punti, un elenco, poi ogni forza lo ha dettagliato quel programma, ogni forza ha presentato un programma che cerca di dare risposte a tutto, soprattutto alle emergenze che l'Italia si trova davanti. Perché noi siamo ben contenti di vincere queste elezioni e di andare al governo, ma siamo anche, come dire, preoccupati perché assumiamo una responsabilità, è sempre un'assunzione di responsabilità, ma mai come in questo momento l'assunzione di responsabilità è pesante, perché la situazione italiana è una situazione molto molto critica dal punto di vista economico, occupazionale, sociale, energetico e tutto quello che sappiamo bene. Allora noi non vogliamo semplicemente arrivare al governo, scusate, semplicemente no, non c'entra, non vogliamo soltanto arrivare al governo, ma noi puntiamo a governare bene e a dare stabilità alla nazione. E vedete, nel programma di coalizione e nel programma di Fratelli d'Italia, voi troverete una serie di risposte anche dal punto di vista economico. Abbiamo pensato alle famiglie, abbiamo pensato alle imprese, abbiamo pensato alle questioni legate al lavoro e quindi all'occupazione, al mercato del lavoro, e cerchiamo anche di trovare delle soluzioni a una situazione emergenziale quale quella legata alla crisi energetica, che peraltro era prevista, era prevedibile. Siamo stati inascoltati con tutte le nostre proposte avanzate nel corso degli ultimi mesi prima che il governo cadesse, e adesso si è in affanno per cercare delle soluzioni. Noi ieri eravamo in aula, tutti presenti, lo stesso non si può dire di altri partiti, che c'erano molte assenze nelle file del PD, nelle file dei 5 Stelle, insomma vabbè, comunque noi eravamo presenti come doveroso e come anticipato, e domani sarà alla Camera, ci sarà lo stesso l'appuntamento per votare il DL aiuti bis, di cui c'è davvero davvero bisogno. Anche lì purtroppo si voleva fare un lavoro in commissione, abbiamo presentato una serie di emendamenti, una serie di pasticci e direi di impicci, insomma hanno fatto sì che il lavoro in commissione fosse molto faticoso e niente affatto, poco produttivo. Comunque in aula alla fine al Senato il DL è passato e domani appunto ci sarà la Camera. Quello che voglio dirvi è che questa campagna elettorale è una campagna che noi dobbiamo cercare di governare, e vado a concludere parlando di programmi, parlando delle nostre idee, dicendo a tutti: guarda, vai a leggere il programma della coalizione, vai a leggere il programma dell'Italia, vai a leggere il programma del partito della coalizione che più ti piace, ma vai a leggere perché troverai delle risposte alle tue domande. Quello che dobbiamo sfuggire, lo dico a me stessa prima che a chiunque altro, è accettare questa sorta di provocazione che ormai c'è dall'inizio della campagna elettorale, che noi pensavamo riguardasse solo l'inizio, cioè le polemiche iniziali della campagna elettorale, che poi si sarebbe entrati nei temi. Niente affatto, la sinistra sta continuando a usare la stessa identica chiave di comunicazione, che è esattamente la seguente. Il teorema è questo: la sinistra non spiega cosa vuole fare. La sinistra non dice: sono brava perché ho fatto questo e vorrei fare questo. Non può dirlo perché sono 10 anni che comunque sta al governo e ha prodotto solo disastri, e non è capace di dire quello che vorrebbe fare per la nazione se andasse al governo, succederà, se andasse al governo domani. La sinistra passa il suo tempo a denigrare gli avversari, da quelli nazionali fino a quelli locali, attaccandoli sul piano personale, cercando contrapposizioni, creando fantasmi. La sinistra è così, il teorema: si crea, si inventa il fantasma e poi si parla di quel fantasma, si insegue quel fantasma
e dovrebbero capire che invece la realtà è un'altra e che i fantasmi non sono in campagna elettorale, mentre in campagna elettorale per noi ci sono i programmi, ci sono l'idea, ci sono le idee, c'è la voglia di vincere, c'è la voglia di governare. E allora io penso che siccome ognuno di noi ha il privilegio storico di poter contribuire a questa svolta epocale, io anche se non fossi candidata, anche se non facessi politica da 45 anni, ahimè invece è così, anche se fossi solo una cittadina magari che vota per la prima volta perché ho 18 anni, io un'occasione così storica io non me la lascerei sfuggire. Andiamo a votare, facciamo votare, basta barrare la croce sul simbolo, è tutto già prestampato, si sceglie il simbolo, è già tutto prestampato, andiamo a vincere, siamo pronti. Grazie.